Black Friday, venerdì nero, ma cosa significa davvero? Ciao a tutti, oggi il Black Friday è il giorno degli sconti, dei centri commerciali pieni, dei siti internet intasati, della corsa per accaparrarci il nostro prodotto, quello che desideriamo da tanto tempo a prezzi stracciati prima che qualcun altro ce lo porti via e ci lasci a mani vuote. Ma è sempre stato così? Naturalmente no. Si tratta infatti di una ricorrenza di origine americana che si svolge il venerdì successivo al giorno del ringraziamento, che avviene, come ben sappiamo, il quarto giovedì di novembre. Fu ideata dai grandi magazzini Macy's a New York nel 1924 per dare ufficialmente il via allo shopping natalizio e venne poi emulata da altri store, ma passarono molti anni prima che il fenomeno divenisse ciò che è oggi, con l'esplosione definitiva solo negli anni 80. Fu proprio in questa decade che il fenomeno si guadagnò il nome attuale ormai conosciuto in tutto il globo. Ma da quando è apparso per la prima volta il termine Black Friday? Beh, nel 1869, non legato al venerdì di shopping che tutti conosciamo, bensì alle mosse di una coppia di investitori, Jay Gould e Jim Fisk, che, facendo salire il prezzo dell'oro, provocarono una forte crisi e un crollo dei prezzi tanto da far perdere a molti investitori delle vere e proprie fortune. Non un dolce ricordo, insomma. Non c'è una prova concreta sulla provenienza storica di questo nome, ma una ricercatrice americana ci dice che, essendo il Thanksgiving Day, tradizionalmente di giovedì, potrebbe derivare dall'abitudine di molti lavoratori di darsi malati il giorno successivo, il venerdì, in modo da approfittare della festività e fare, come lo chiamiamo noi, il cosiddetto ponte. Tuttavia il termine Black Friday sembra essere stato usato per la prima volta a Filadelfia negli anni 60 e a quanto pare i primi a definirlo così furono gli agenti del dipartimento di polizia di Filadelfia, esausti dalle folle di fan che intasavano la città per vedere l'annuale partita di football della Marina Militare, un incubo per le forze dell'ordine. Tanto che non sorprende che assegnarono a questa giornata proprio l'aggettivo nera. Quindi, quando è che il termine Black Friday ha assunto l'immagine moderna della scena caotica dello shopping che vediamo oggi? Si dice che i commercianti, notando nel connotato negativo, cercarono di trasformare senza successo il nome in Big Friday, un tentativo fallito. Alla fine, solo grazie a campagne di marketing, quel Black acquisì una valenza positiva in connessione con i saldi. A quel punto, per spiegare l'origine del nome con una nuova storia, si fece ricorso all'espressione Back in Black, ovvero tornare in nero, riferita ai registri contabili che tornavano in attivo grazie ai grandi incassi contenuti in opposizione ai conti in perdita di solito segnati con il colore rosso. Confinato a Filadelfia per molto tempo, solamente negli anni 90 il termine incominciò ad essere utilizzato in tutti gli Stati Uniti, prima, e poi in tutto il Nord America poi, quando i commercianti canadesi si resero conto che anche i loro clienti più fedeli si recavano oltre il confine durante questa data per approfittare delle grandi offerte. Come se non bastasse, negli ultimi anni, quando la catena Walmart ha introdotto il Great Tuesday, si è visto anticipare l'apertura dei negozi per sfruttare l'euforia dei clienti sazi di tacchino, per poi allargarsi addirittura la cosiddetta Black Week, che termina poi con il Cyber Monday. Possiamo dunque dire che i numeri stratosferici e soprattutto l'avvento di internet hanno fatto comparire il Black Friday nei calendari di tutto il mondo, pur con meno enfasi rispetto agli Stati Uniti, dove ancora oggi molte aziende concedono un giorno di ferie ai dipendenti per consentire loro di approfittare dei saldi e dove ogni anno si verificano i più disparati fatti di cronaca legati al grande afflusso delle persone nei centri commerciali. E voi siete pronti?